Ciao amici dell'Italians Do It Better, eccoci qua per una nuova puntata dopo un bel po' di tempo, qui con il vostro professore e in teoria dovremmo essere collegati per la prima volta, se non sbaglio, anche sulla pagina Instagram del Progressing Culture, quindi vediamo un attimino che cosa ci aspetta. Ciao, ciao Iwa, salve, ciao Diego. Questa nuova review di uno show italiano che ci sarà appunto questo fine settimana. Io vado subito con il banner su Squash a Jobber Final Bout 10 dicembre 2022. Io ovviamente non sarò da solo ad analizzarlo con me, ma in prima battuta ci sarà lui, uno tra i più grandi conoscitori del wrestling italiano e soprattutto onnipresente, anche se lui con Onni non è che c'ha proprio tantissimo, anzi ci va spesso a litigare, il nostro Tulelli. Ciao Tulelli. Buonasera. Sta succedendo un casino. Si sente? Sì, eccoti, adesso Oh, siamo. meno male. Ok, Io, adesso sì. davvero, Tu come lo come sempre, stai? troppo generoso, con gli No, elogi vabbè, dai. sempre, sempre troppo. Gli elogi, se sono veri, vanno bene così, assolutamente. Io intanto, nel frattempo, provo a condividere anche la storia su Instagram, ma soprattutto Tulo. Arriviamo, nel frattempo che aspettiamo anche uno degli organizzatori di questo show, del terzo show di Squash a Jobber. Parlaci un attimino di questo progetto di Squash a Jobber a cui anche io ho fatto parte, perché abbiamo, di review ne abbiamo fatte, diciamo, parecchie, mettiamola così. Assai, sì, infatti assai, assai. Beh, è stato un bel passaggio, diciamo, da podcast che oltre a trattare la scena italiana, trattato anche il discorso del puro Resu, ha anche fatto puntate speciali sul wrestling britannico, su World of Sport, con la partecipazione anche di figure come Andrea Tagliabue, ex patron dell'Asca. Quindi poi anche discorsi magari documentaristici, sempre sul puro Resu, si è deciso di approdare nel magico mondo del wrestling italiano, andando a portare una proposta che a livello spirituale ovviamente si ricollega molto Segue molto il all'Asca. filone Asca, certo. Sì, abbastanza. Diciamo che se si riuscisse a fare anche solo a livello di, come posso dire, innovazione o di impatto, anche solo la metà di quello che hanno fatto loro, già sarebbe tanto. Però noi già siamo, in maniera molto modesta, un passo in avanti, perché una cintura, ahimè, una cintura singola all'Asca non ce l'ha mai avuta. Invece, dopo il 10 potremo stabilire il campione Bene. Openweight, quindi già una grande soddisfazione. Oltre a riportato in vita i titoli tag team dell'Asca, che ora sono in mano due australiani, mica da ridere, i Velocities, quindi, che hanno pure difeso i titoli in Australia, oltre a vincere le cinture della loro compagnia, la PWA, che è un altro bel motivo Hanno fatto di man bassa orgoglio. di tutto. Sì, hanno vinto anche altre cinture in altre compagnie, l'hanno detenuta fino a neanche troppo tempo fa, quindi sono un'ottima compagine, un ottimo duo. È stato un piacere poi averli, quindi vedremo quando torneranno, che hanno titolo da difendere, quindi non si scappa. È sempre bello vedere che, oltre a chiamare di show in show anche nomi che stanno costruendo il loro percorso, anche l'avere sempre nomi molto molto interessanti del panorama internazionale che si sta facendo notare sia in UK o in Germania o anche in America. Quindi si Sì, cerca di pescare bene. diciamo che ecco che state facendo un po' la lotteria, non dico nel senso bonario delle figurine, cioè questo l'abbiamo già chiamato, non ancora, va bene, chiamiamolo lui. Cerchiamo di dargli comunque un. Certo. Cioè, è un brutto. Allora, le fantasy card sono belle. Però poi, dal che riesci ad arrivare anche a un discorso di terzo show, devi dare una sorta di linearità, Di un continuità, di filo, coerenza, sì, il più certo. possibile. No, assolutamente, assolutamente. E come è arrivato a questo show? Come è arrivato a questo terzo show? Anche perché si ritorna a Pero Sì, il primo è stato, dopo Cesate, parentesi a dopo Cesate del Cesate. secondo, sì, di Blessburn. E di
di nuovo con un discorso in... La prima volta siamo stati con la Rising che ha fatto lo show pomeridiano, noi quello serale. Stavolta invece saremo totalmente in solitaria. In un contesto forse, anzi, tolgo forse, più facilmente raggiungibile a livello di mezzi anche per persone che non sono in Lombardia. Ci state comunque a una bella venue, a un bell'ambiente. Personalmente, a livello personale, chiaramente per far sì che risulti più facile anche le persone appunto che non siano soltanto della Che Lombardia, di vengono quella da fuori, specifica è regione, complicato. esatto. È logisticamente, diciamo, È complicato. meglio collegato, però, comunque con la metro in generale più fruibile, più fruibile. Quindi è stata la scelta più saggia, diciamo. Sicuramente penso, presumo che Cesate rimarrà. Sarebbe ancora più figo, tra virgolette, trovare anche un posto che non sia, oltre al discorso di Cesare, che non sia stato mai battuto da nessuno e che sia quanto più facilmente raggiungibile da chiunque. Ancora vediamo se ci riusciamo a trovarlo, però intanto Beh, già avere due posti chiedilo a non è lui, poco, chiedilo a lui. eh. Ma Abbiamo Cesate è raggiungibile. Ora non lo so cosa sta so, no, dicendo. no, lo è, Cesate è lo è, raggiungibilissimo. lo Cioè, so, lo è, però vorrei pero nel sottolineare questa cuore, cosa. pero nel No, cuore. però nel cuore, però non è che, cioè, come tu devi farti un quarto d'ora di camminata a Cesate, a Pero e Cesare Metro, devi farti un quarto d'ora di camminata Sì, è a Pero. uguale, quello sì, quello sì. Poi Siamo lì. allora, Vabbè, diciamo che scusate l'aereo fa ritardo, più... ben ritrovato Scusate super ritardo, presente. mi è arrivata una nuova webcam, volevo metterla Ah. per l'occasione, ma non sono riuscito a metterla a posto, quindi questa è la qualità che abbiamo, lo schermo che fa cose, vabbè. Potenti mezzi. Allora, Enea, stavamo parlando, intanto, dato che sei arrivato te, abbiamo fatto una piccola chiacchierata con Tulelli sul progetto Squash a Jobber, di cui anche io ho fatto parte in passato accompagnando Alessandro con le review. Però chiedo a te intanto di ricordare tutti quanti i canali social di Squash a Jobber e anche i canali dove comprare i biglietti per lo show di sabato, appunto. Allora, siamo ovunque, ci manca TikTok praticamente. Vorremmo iniziare anche ad arrivarci su TikTok, ma TikTok dobbiamo lo un darei a lui, praticamente. Proprio lui attimo. lo usava per fare i Certo. balletti perfetti. No, vabbè, ma perché ho visto la Progress che lo usa, quindi stiamo un po' un attimo Ok. studiandoci, però è comunque un altro impiego di tempo, possiamo un attimo ragionarlo. Non so se avete visto che stiamo iniziando a fare molto più reel, per esempio, su Instagram. Abbiamo Instagram, abbiamo Facebook, abbiamo... tra l'altro Facebook c'è anche una bella storia, ma ce la teniamo per un'altra volta. Abbiamo Telegram, che è il canale che vogliamo un attimo più pompare in questi giorni. Ciao Simone. Ciao Simo, nostro social media manager, quindi ne sa Abbiamo qualcosa di YouTube. social. Ci sta, ci sta. Abbiamo YouTube, che mettiamo i free match, mettiamo i promo, lo teniamo un po' come archivi anche in quel senso. E ogni tanto ci dà grosse soddisfazioni, ogni tanto invece. Però vabbè. Tipo, per esempio, il match tra Venny e Peach è andato molto virale. Cioè, Che proprio al mi sono momento, ve lo ritrovato. spoilero già, è il mio match dell'anno italiano. Grande. Allora, io ti consiglierei anche di recuperarti quantomeno, però non so se puoi considerarlo proprio italiano-italiano, Akira Tsuji, che ora, sono di parte, ma secondo me è il miglior match di Akira mai fatto. Forse se la gioca con quello con il Lindaman in All Japan. Però Ok. sono di parte. Bene. Sono di parte. Ovviamente stai dicendo di recuperare, quindi ci sono anche, possono, chiunque voglia Sì, può sì. recuperare i precedenti show. Sì. Abbiamo deciso di fare un giro molto 2015 con la vendita degli show e usiamo Vimeo, che era la piattaforma inglese d'eccellenza. Ed è tipo la WXW, per dire, lo usa ancora, affiancato al WXW On Demand, ma la usa ancora, per dire. Ok. Quindi Ci sta, assolutamente. Mi ricordo ben niente. altri canali di trasmissione di eventi su tutti i Ma PWTOR allora, che dovevi andare a recuperare in siti sì, strani. ancora peggio c'era Pivot Share, mi stanno chiamando un attimo. C'era Pivot Share, ma mi faceva schifo e finisco Vabbè. di Vai, vai, chiamare tranquillo, tranquillo. e... È bello Ok. della diretta, bello Sì, della sì. diretta, È non si sempre può bello così. esimere, eh sì. È sempre bello. E ok, va bene. Quindi
immagino che i biglietti possano comprarli sia su dovrebbe esserci il sito per comprare i biglietti, ma anche credo che contattando qualcuno degli organizzatori si possano bloccare o continuare a bloccare. Ora non so come sta andando la vendita dei biglietti dello show, però se siete in Milano e dintorni, approfittatene perché. Lascio parlare Nea su questo punto, ma mi sembra che comunque alle ore di prime file o altro le cose stessero andando molto bene, Ok, quindi bene, ottimo, però ottimo. sarà lui Bene. poi a confermare, non voglio dare Diciamo che informazioni passate, ma chi è a fare il ponte a Milano ne può approfittare essendo un sabato. assolutamente. Quindi io ci ho provato, ve lo dico, ci ho provato in tutti quanti i modi, però 250 euro solo di treno e appartamento solo da solo è un po' tantino, No, insomma, no. è Sì, un no, po' è un po' pesante, tantino. capisci? Soprattutto questo periodo, penso che gli albergatori ci stiano mangiando peggio che con Lucca Oh. Comics, mamma mia, una cosa Diciamo che vergognosa. se viene, io già mi sto organizzando per gli show di gennaio e di febbraio. Quindi se dovesse trasparire una data futura di un altro show ed è sempre di sabato e i biglietti si possono comprare a prezzi decenti, un pensierino ce lo faccio molto volentieri. Ecco Nea, Ok, eccolo ci sono, c'è stato un altro imprevisto tecnico, ma lo risolviamo. qua. Ah, Tranquillo. no. No, non ti Dai. preoccupare, sono cose che possono succedere. Dicevamo, nel caso in cui dovesse trasparire qualche data, se ci sarà un quarto show, fatemelo sapere con molta. Facciamo che te lo facciamo sapere il 10 dicembre? Io l'ho appena detto. Sì, ah, va Grazie. bene, se esce il 10 dicembre va bene. Va Aspetta che benissimo, ho in mente. assolutamente. Non mi sta Ok. caricando il PC, c'era pure l'imprevisto. Non ce la possiamo fare. Comunque, sì, il 10 dicembre abbiamo Si qualche saprà. Ok, annuncio, oltre va bene. qualche Ciao annuncio Eddie. interessante. Ciao Eddie. Buonasera. E io spero che attiri l'interesse, diciamo. Cioè, quello che Ok. stiamo facendo e che abbiamo in serbo è molto interessante, secondo me. Poi sono Ok, bene. pronto a essere smentito. No, Niente, io comunque questo. l'ho appena detto mentre eri via che io ho provato a venire. Ho provato, ma te l'avevo spiegato anche in privato. Mi sono trovato con 250 euro tra treno e Sì. appartamento. Sono da solo, comincia a essere una spesa importante. Però io già mi sto organizzando per alcuni show di alcune promotion di febbraio e di gennaio, facendo delle macchinate. Tra l'altro, una proprio con questo figuro qui vicino a me. Quindi, se io posso, mi muovo, specialmente per gli show di sabato. Per gli show di domenica, purtroppo, a meno che non sono a Roma. Io non mi posso muovere. O devono essere a Roma o devo ritornare nella stessa notte. Perché io ho la prima Guarda, ora ho del lunedì, quindi. capito. Vorrei dire domenica, per ora no, perché secondo me sono strategicamente terribili, nel senso che ci sta se ti organizzi bene, per esempio la break fa gli show alle 4, quindi suppongo finisca Sì, verso le quindi la 7. gente può ritornare tranquillamente a casa. Sì, Sì, quello sì. ma poi c'è tutto un discorso di atleti che devi riportare in aeroporto e tutto, quindi se hai un giorno in più il giorno dopo, secondo me è più comodo, diciamo. Sì, assolutamente, assolutamente. Anche perché consenti a loro di magari farsi un giro anche della città, di stare un po' più Sì. tranquilli, di non avere il fiato sul collo. Quindi, anzi, ci rivengono probabilmente anche più volentieri su questo. Allora, Enea, io dicevo una cosa ad Alessandro prima di andare in diretta. Magari ne parliamo proprio subito. Perché? Perché io ho faticato, almeno su Facebook parlo, di una locandina dell'annuncio di Leighton Buzzard, perché non l'ho trovata. Ok, no, 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 era su Facebook. l'annuncio, sarà Squash, sarà Final Bout. Mi Non sembra che l'hai non l'ho trovata, trovato? mi sembra che non l'ho trovata, però ne parliamo subito, dato che c'è stato un annuncio praticamente poco fa, Sì. proprio qualche minuto fa. Leighton Buzzard, campione della NCAA Championship Wrestling, federazione importantissima, che rientra credo siano gli unici tre Oddio mio. giri, credo, siano gli unici tre giri loro, la Progress e la WXW che vanno sul WWE Network, almeno in Europa, se non Sì, sbaglio. non so se magari c'è qualcosa di più La piccolo, Rev ma non Pro no, la Rev credo. Pro no, perché ha No, troppi la Rev contratti Pro no, con la Japan Wrestling. Progress no, l'OTT no, sì, loro tre mi sembra solo. Forse magari ha messo qualcosa sempre di legato a vecchie promozioni, legate alla Insane o legate alla Mixed Up, ma non sono sicuro, sinceramente.
Appunto, l'Eden Hazard sarà presente allo show Final Bout del 10 dicembre a Milano e andrà contro. Andrà contro Max Peach. Tra l'altro, io sto adorando lavorare con Peach perché mi dà una mano tantissimo a fare dei promo bellissimi. Cioè, proprio se qualcuno di voi è fan di Tekken, vada subito a recuperarsi il promo che ho È postato. bello, è molto bello. È molto bello, l'ho visto. Anche il primo che abbiamo fatto c'è stato proprio un lavoro anche di disegno, di sketch. A sto giro invece abbiamo preso proprio foto per dare un effetto. Perché qui la storia è un po' più. La storia di Peach si avvia in una maniera un po' più triste, diciamo, perché in questo momento Peach ha perso motivazione, diciamo. E questo è un momento di prova per lui. Questo andare contro Leighton Buzzard, che è più in sé, è un momento di prova. Abbiamo voluto fare questo stile di promo un po' più tetro, un po' più appesantito, diciamo, che è lo stile di Tekken 4, per chi ha giocato a Tekken 4. C'è parecchio rancore, c'è parecchio livore dentro di lui. È quasi una voglia Sì. di rivalsa, ma un po' tendente al cattivo che non più al tendente al face, mettiamola così, almeno dal promo. Sì, diciamo che un po' instabile al momento Peach. Avete visto anche È proprio la al prima volta limite, che è è proprio al venuto? limite. Sì, vediamo un attimo come andrà sabato, ma niente è scontato, ragazzi, niente è scontato. Anche perché purtroppo per Peach ha avuto un po' qualche sfortuna con il discorso di Kid Bandit proprio nell'ultimo show, che era Sì. uno dei suoi match, non dico dream match, però un match che lui voleva veramente tanto fare, e purtroppo non c'è stato. Quindi arriva, credo, molto carico, anche perché lui si è fatto un mese e mezzo di WXW Academy, con tanto di riconoscimento da parte di Trish Stratus, proprio Sì, nell'ultima WXW Academy. anche di Walter. Quindi, no, il buon Massimo Pesca, così come lo conoscono nella WXW Academy, infatti loro gliel'hanno detto, gli hanno detto: scusa, ma tu sei italiano, perché ti devi chiamare Max Peach? Ti chiami Massimo Pesca. E sta andando molto bene, quindi questo è un match da tenere d'occhio, ecco. Sì, Io non so se Alessandro vuole assolutamente. aggiungere qualcosa, anche lui. No, sono molto felice di questo abbinamento, nel senso, già sapere che un campione Insane sarebbe stato a Final Bout, già una cosa assolutamente fighissima. Poi addirittura sapere contro chi andrà con quello stile di promo, mi alzo direttamente le mani, solo vedere lo show, basta, solo vedere come uscirà il match. Tutto qui. Bene, bene, bene. Io andrei direttamente, dato che con Alessandro stiamo parlando un po' della situazione di squash con i titoli Asuka, e quindi direi proprio di partire da questo match qua. Ok, i titoli Ah, Asuka. l'Aigos Gym, che li ho visti praticamente a maggio, che hanno preso una bella eredità da Kid Lykos. Anche se Kid Lykos sappiamo tutti quanti un po' che situazione ha avuto dietro, però sono molto bravi e sono molto furbi. Diciamo che più che lupi Sì. po li possiamo considerare un po' più volpi, con tanto Allora, di vittoria di io rapina, però. voglio spararla subito grossa, anche se magari qualcuno non è d'accordo. Per me Kid Lykos attuale, anche dopo gli infortuni grossi e tutto, è un ottimo wrestler. Secondo me è nella top 10 dei wrestler inglesi in Inghilterra attuale e sono super contento che venga da me. È velocissimo, ha una fluidità molto buona. Non so se avete recuperato il match con Chris Brooks in progress, ma è un matchone. Cioè, Io proprio li ho visti ottimo. nel 4 contro 4 Epic Encounter, ero lì in prima fila e sono molto bravi. Tra l'altro vinsero loro con gli altri due che schienarono, che si andarono a prendere la title shot su Mambo e l'altro che non mi ricordo. E molto furbi, molto bravi, ci stanno benissimo. Vai, vai, Sì, continua, sì, sì, sì. no, vai. Diciamo che appunto Revivi stanno un po' prendendo tutte le possibilità per arrivare al momento di ritorno dei Velocities, che attualmente sono in Australia, stanno difendendo le cinture in Australia. Le hanno addirittura unificate i titoli PWA, quindi tanta roba. I titoli PWA sono questa federazione australiana. L'anno scorso andò molto virale, per esempio, il match tra i Velocities e gli Ossioni.
quello Ok, eccoci. Successo. Tulo, pure prima. Non ti devi muovere, devi rimanere così per 2 ore. Devi rimanere così. È il match quello che ho visto io. È uno dei miei match dell'anno, ossia Open Sì. contro Velocities, quindi. Sì, hanno fatto due match, infatti in Australia, invece l'hanno fatto in Italia, per farvi capire. E sì, i BD stanno prendendo la mano, sono conosciuti come uno dei tag migliori in Italia, gli manca qualche certificazione internazionale e la stanno prendendo. Prima hanno battuto un tag team, seppur improvvisato all'ultimo momento perché Callum Newman si è infortunato all'ultimo secondo. E quindi hanno prima battuto un tag comunque con GJ Gale, che è un Molto talento bravo, assolutamente in l'abbiamo ascesa. visto in Dream, bravo, molto molto bravo. Sì. E anche Sean Jackson è uno dei giovani talenti da repro. E ora affrontano due veterani, praticamente. Due veterani che li hanno pure sbeffati, li hanno chiamati tripla B. Ci hanno fatto tutto un promo sopra al fatto che hanno un nome Molto strano. bello, molto bello. Sì. E Nea, ti chiedo una cosa. Per ogni match che fanno i BBB, c'è la title shot in palio? No, non c'è nessuna tetta shot in palio. Ok. Semplicemente per ora stanno sfilando in talenti, stanno prendendo status, diciamo così. Vediamo quando arrivano i Velocities cosa succederà. Ok, Vediamo. anche perché la prima sfida che c'è stata, se non sbaglio, c'era il Jay Cleary con solo Nico. Sì, è Quindi perché i BB comunque non è, si sono riuniti da poco, cioè si sono riuniti da noi dopo che hanno avuto un periodo di split e rimessa insieme. Però da Ok. noi si sono riuniti, diciamo così. Bene, bene, bene. Ale, vuoi aggiungere tu qualcosa? Super felice pure di questo di match, nel senso continua la scalata dei BBB verso ipotetica futura title shot all'assalto dei Velocities, visto che appunto la prima sfida, come ricordo te, Matteo, prevedeva soltanto uno dei BBB insieme al Jay Cleary contro appunto London De Silva, quindi si vogliono assolutamente rifare e con la formazione originale andare a sconfiggere gli attuali campioni, quindi anche questa sfida porterà tanta tanta qualità. Comunque entrambi i BBB sono molto, molto tecnici, molto dinamici e l'Aigos Gym gli daranno tanto filo da torcere, non sarà assolutamente una sfida semplice. Però, come ha detto Ne, appunto, questo è un team, il nostrano, che se avesse modo di girare in Inghilterra o da altre parti si ritaglierebbe ottime soddisfazioni, quindi perché non dargli delle belle certificazioni, dei bei attestati di stima mandandoli contro degli ottimi wrestler? Quindi ecco questo match. Ok, io direi di passare al prossimo. Io devo scegliere. Devo scegliere perché sono tutti meccioni nella card. Magari andiamo su questo, che magari può essere una bella prova per il buon Spencer. Questo Una Veni che ormai è Spencer di casa in Italia. una medica è di casa ed è potentissima. Lei non ne ha persa una, continua imperterrita a minare gente. Ha minato due degli italiani, diciamo, più promettenti, dato che Peach comunque ora in WXW, appunto, Sky non è mai emerso in scene internazionali, però direi che a livello di match importanti ne ha avuti molti prima del nostro arrivo e anche ora, cioè appunto si è detto di Cilenera, poi si è infortunato purtroppo, ma comunque è arrivato a fare un match più che dignitoso con De Genera, per dire. Tra l'altro, la stessa Veni arriva, o almeno non so se materialmente, con un titolo fresco fresco che ha vinto questa settimana, o mi sembra fine settimana Gliel'abbiamo scorsa. chiesto, Sì. ma non ci ha ancora risposto al Ok, riguardo, lo scopriremo alla fine. Sì, ha vinto il bene. titolo della Sendai. La Sendai, per chi non lo sapesse, è la federazione di Meiko Satomura, quindi non l'ultima arrivata. E, Bene. tra l'altro, ha finito un regno che durava tipo 500 giorni. Quindi, cioè, nel suo mondo, Veni è una top È il top. Joshi,
Sì. Non è legata a nessuna federazione grossa, non è legata alla Stardom, non è legata alla Tokyo Joshi Pro. Magari ogni tanto ci compare, almeno per quanto riguarda la Tokyo Joshi Pro, però comunque nel panorama indie ne ha vinte molte, continua a star vincendo e si sta togliendo pure molti punti a livello internazionale, perché durante l'anno ha lottato anche in America contro Edith Surreal, per esempio. Quindi... Cioè, è qua. È in ascesa, è in ascesa. Sì. Sta cercando, diciamo, conferme. Proprio se Sì, vogliamo ha pure dirlo lottato in tutto, un'elite, ma. vorrei ricordare, tra l'altro. Quindi, no, no, ci sta assolutamente. Sì. Tulo? Mo so veramente. Lo dico, so cazzi per Spencer. Nel senso, è una sfida veramente tosta per lui. Dopo l'Highway to Hell, in cui è stato uno dei protagonisti, anche se non è riuscito a vincere, e il È match stato quello con. schienato. Sì, È stato quello esatto, è schienato. stato da Electra, esatto. E Man Like the Reese, l'altra sfida che comunque anche lì è riuscito in alcuni tratti, in alcuni momenti a tenergli testa, salvo poi capitolare. Questa è un'altra battaglia per niente semplice, molto giovane. Temporale. Ah, cavolo. Ai ai ai. Dicevo, Dai, ci sei, ci ragazzo, sei, ci sei. ragazzo molto giovane, comunque nei pochi anni che sta comunque sui ring italiani, sta già avendo delle ottime possibilità, sia con match magari per i titoli pesi leggeri o match per titoli di coppia come è successo in Viva. Tule, ma da che parte stai tenendo il cellulare? Perché mi sa che stai sfregando col dito. Ma vediamo un po' se. Non so, così? Lascialo Meglio? fermo. Sì, però si sente sempre. Non so perché, se no è il microfono. Potrebbe essere il Ma microfono, magari lo decisamente. stai appoggiando per terra? No, 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 no. Chiedilo un po'. Sei col vento, non lo so. No, sono dei pezzi che ho detto. O Mai ti sta parlato salutando senza il parlare. microfono? Dicevo, carino anche il video comunque di Spencer che vede chi sarà la prossima avversaria. Non si è rotto niente, è tutto intero, si è schiantato con la macchina. Semplicemente Ok, bene. Sì, non sì. so se riuscirà a fare il test, però faccio il tipo per lui. Io ne approfitto e ti muto. Ti ho mutato. Fatto io. Secondo me, se stai con il microfono, quello delle cuffie, secondo me se lo reggi così è perché lo si sfrega praticamente. Se non è solamente quello del telefono. No, mi sa Però che col cellulare. Io direi di Ah, non allora c'è niente. passare direi di passare all'altro match. Allora, a questo punto, intanto anche questo è una bella prova per Spencer. Io l'ho visto crescere in Davvero. IWA, è veramente molto molto bravo, si impegna, è un ragazzo anche extra ring, molto molto umile, quindi sicuramente può dire la sua in questo match contro ormai un colosso del wrestling giapponese. Delle Joshi. Io vado direttamente con questo match perché voglio Ok. chiedere a Enea. Enea, manca uno spazio. È stato annunciata la presenza di LG. È LG che è il quarto membro. Ah boh, me lo deve dire lui. Me lo deve dire lui se è il quarto membro. Non lo so, vedremo domani Ok, ah, è probabilmente. all'oscuro. Non. Ah, ok, va bene. Sì, vediamo un attimo. Okay. No, allora, questo è un po' un agglomerato di. Per ora una ragazza che secondo me ha fatto sempre ottime prestazioni nel suo piccolo, che è Elektra, ma che magari gli è mancata sempre quel match, quello lì che gli dici proprio questo è il match che ti consiglio di Elektra. Perché magari noi in Dream possiamo dire anche, non lo so, il match 5 man, per dire 6 man, non ricordo cos'era, che non era male, era un bel match e tutto. Però questo potrebbe superarlo. Questo potrebbe essere ancora meglio, potrebbe tirargli fuori proprio la grinta, perché con AJ Cleary ci ha già lavorato, ha fatto un match buono in Civ, seppur viziato da dei tempi, a mio parere, televisivi, diciamo, della Civ.
C'è Newsrater, che non so se conosci Newsrater. Di nome sì, ma non ho ancora purtroppo visto un suo match dal vivo, Allora, quindi. ti dico solo che settimana prossima, dopo questo show, affronta Sabre Junior. Quindi, Ok. Ah sì, l'ho visto, diciamo l'ho che visto. non è In poco, è un... Uprising? Uprising lo Sì, show, se non Uprising. sbaglio. Sì, è un flyerone gigante. Cioè, proprio uno dei migliori flyer più spettacolari che io abbia visto da sempre, credo. Perché... Le cose che fa lui non le ha mai... Cioè, tipo, per esempio, fa una 450 che atterra in Swanton, ma è una roba bellissima. Bellissima. È un flyer ottimo. E secondo me darà un sacco di mobilità allo show. E Jack Leary, non voglio sminuirlo, però molti dei migliori match che ho visto fare in Sun sono molti meglio. Viene in mente uno in cui c'era Mori, c'era Ebi Knight, c'era Rizzo. E la velocità è altissima in quel match, per dire. Manca uno spot, chissà chi sarà, chissà chi sarà. Vediamo se quello cosa potrà aggiungere quello spot lì, quella persona lì che chissà chi è. E Electra, secondo me, riuscirà tranquillamente a restare nel flow degli altri partecipanti e dimostrare qualcosa. Bene. Assolutamente. Riproviamo con Alessandro. Che dici? Lo muto, eccolo. Eccomi, Ci sente? sei? Ci Oh, sei? dai. Forse ho trovato il modo per far Ok. traballare tutto quanto. Ma secondo te chi è Ecco. l'ultimo rimasto? Tule. Anch'io pensavo il G, eh. Anch'io pensavo Io il G. butterei Tulelli proprio dentro. Sì, non Esatto. Sì. sfigurerebbe. E poi. Lo prendiamo. Sì, va. Ah, peccato che non sia un elimination, sennò veramente massacrato da tutti e tre, eliminato subito. Proprio. Bellissimo. Ci Stupendo. stava. Restando seri. Allora, ritorno di Elektra. Quindi, dopo il primo show, il secondo non c'è stata. Lamentata, espresso di volere un match alla sua altezza, eccoti accontentata. Questo bel match che garantisce una possibilità futura al titolo Openweight. Tra Quindi, l'altro, più. aperta parentesi con la come dirigenza, aperta parentesi, c'era in talk di aggiungerla nel torneo all'inizio, solo che per lei non era abbastanza. E quindi, a una certa, ci siamo un attimo messi da Giustamente, parte. giustamente. Questo è un bel match prestigioso per lei. AJ Greer ormai lo si conosce, oltre in Rising, anche in Ma SW, gliela vogliamo dare la anche cittadinanza italiana al Jay Greer? sì, Così. funziona così. Dovrebbe fare tranquillamente richiesta, eh? Non sarebbe sì. manco troppo illegittimo. Leon Slater. Leon Slater sarò molto. Sono molto curioso di vederlo dal vivo perché appunto fa anche lui insieme a Dan Maloney e a Angel Flash con My Like the Lista del gruppo degli 0121. Tranne Dan Maloney con Leo Slater, praticamente saranno tre quarti di questo gruppo che hanno lottato in Italia. Anche solo Dan Maloney poi sono riusciti a portarli tutti nel nostro paese. Chissà se qualcuno prima o poi lo chiamerà. E voglio vedere i suoi voli, voglio assolutamente vedere quello che sa fare al suo meglio. E pur non sapendo il quarto partecipante, è veramente tosta capire chi possa vincere il tutto. Io spero che sia il Gio, ovviamente, Vabbè, però. eccola, Questo subito, subito. E sì, questo qua è potenzialmente un bel match, veramente un bel match, più che altro è un match diverso, è un match che ha tante caratteristiche diverse e tanti stili di lottato diversi, quindi vediamo come riescono a, come riusciranno a metterli insieme tutti quanti, appunto, per un risultato finale che chi lo sa. Potrebbe essere a questo punto, potrebbe vincere chiunque. Io a questo punto mi immagino anche una bella vittoria di Electra che va per il titolo, perché no? no, infatti, certo. E lei comunque è, assieme ad Adriano, una delle poche che è imbattuta. Se facessimo i ranking a modo Elite, è l'unica ad avere 0 L tra italiani fissi, diciamo. Quindi non ha mai perso per ora. Quindi perché no? Come, Quindi perché no? Perché no? come status c'è, diciamo. Appunto. Quindi, cioè, per Anche con la dire, in storia che c'è teoria... dietro, con lei che ha bisogno di sfide sempre maggiori, ci sta. In teoria ha status di Jack Leary, perché Jack Leary ha una sconfitta da noi invece. Quindi, Sì, infatti. vabbè.
Infatti, infatti. Vabbè, questi qua sono i ragionamenti di Tolelli, li conosco fin troppo bene in viaggi in macchina, dove diceva no, ma questo ha perso con quell'altro, però ha schienato quel tizio 2 anni fa, però non gli hanno mai dato la title shot, quindi perché non gliela diamo? Li conosco fin troppo bene. Però passiamo al penultimo match, a questo punto, della carta, che è quello che ho trovato, ed è lui. Io lo definisco, anche per questo match, come per altri show, il match delle botte. Vabbè, Perché? giusto. Perché qui le botte se ne danno parecchie. Quindi, Elena, prego. Allora, è un match di botte. Ridgeway, secondo me, con l'excursus in Noah, ha raggiunto una nuova dimensione di botte ancora più atroce, ancora più cattiva. Lupo è, secondo me, uno dei big man più solidi e più aggressivi d'Italia. Addirittura è così over, così apprezzato dai fan, che all'ultimo show ha perso e si è beccato lui la standing ovation, la gente lo chantava e tutto. Diciamo che E Lupo ci ha avuto un po' di. Ci ha un po' ripensato sul suo ritiro, mettiamola così. Sul dire io mi fermo un attimino e gli è andata bene, dai, gli è andata beh, si è bene. fermato e è tornato più forte che mai. Non vola più, ma cazzo, cioè. Ha compensato in botte, semplicemente. Perché prima faceva i Triangle Moonsault, però, cioè, mi ricordo anche il match con Seven, non so se tu la lista lo ricorda. Ci stavano, però magari per quel big man non è che, cioè, erano qualcosa in più, diciamo. Ora ha raggiunto un livello di pulizia delle manovre, di sollevamento, di colpi e tutto. Io continuo a spammare, perché mi occupo io dei video, continuo a spammare la powerbomb che ha fatto ad Adriano, perché secondo me perfetta, cioè quel livello lì di powerbomb, Ha una bella cioè lo pulizia, ha vediamo, una bella eh pulizia. sì, lo vediamo non in Italia di solito, lo vediamo in posti importanti, e invece Lupo è proprio pulito, ma in tutto quello che fa, secondo me, pulito. Sono curioso di vedere come sarà questo incontro. So già, cioè, nelle mie, diciamo, aspettative, penso che sia il match della serata, questo. Speriamo di non venire delusi, però penso sia il più candidabile, assolutamente. Ok, vediamo se il buon Ale vuole aggiungere qualcosa. Ale, vai. Deve essere il match della serata, o comunque uno dei match della serata che farà ricordare questo show, perché questo veramente è proprio sul serio, proprio le pop-up hashtag botte, quindi mi aspetto veramente German Suplex come se piovesse, proprio colpi durissimi, calci, senza pietà. Comunque Ridgeway non è scevro l'Italia perché era venuto insieme a Robby X nello show della Rai in collaborazione con la che era nel discorso Wrestling Gate, Sì. però questo sarà il suo match, comunque un match uno contro uno con un signor Beh, diciamo avversario. che è un match di un Noah ora. È un Noah che viene in Italia. Poi vabbè, ovviamente è un Noah che è in Inghilterra, quindi a livello di discorsi epici magari ne perde, non è come portare una iata per dire. Però è un Noah che viene in Italia. È un Noah vero, un Noah cresciuto. Un Noah che è stato campione tag junior che viene in Italia, che è stato lì in Noah ad allenarsi. Cioè, non so, probabilmente è già successo in passato con un nome di questo calibro che ha avuto a che fare con la Noah e è venuto in Italia. Magari tu le riesci ad aiutarmi. Forse Chris Hero era già passato in Noah al tempo. Può darsi, potrebbe Però essere. Però è appunto. un Noah. È un Noah. Noah nel 2022. Secondo me è tanta roba. Poi No, appunto è in infatti. Inghilterra Allora. in questo periodo, lotta ovunque, quindi un po' il discorso può venire un po' scremato, nel senso che non è niente di esageratamente grosso rispetto ad altri nomi che mi ha portato. Però Noah è uno dei picchi della sua carriera, secondo me, a livello di prestazioni, quindi tanto è, almeno da partire. No, assolutamente. Sarà un bellissimo confronto e vedremo se finalmente Lupo riuscirà ad ottenere questa agognata vittoria, perché per ora ha sempre perso. Florina Junior ha perso, Adriano pure, quindi sarebbe ora, non c'è due senza tre, è vero, però forse ce la potrebbe fare. Non sarà semplice come sfida, però potrebbe farcela. Esatto. Bene, bene, bene.
Ultimo match, ragazzi, ultimo match che suppongo sarà il main event, perché c'è la consegna della cintura dell'Openweight Squash Jobber Championship, appunto, Qua Adriano Mella. Ce l'ho qua. Ah, ce l'hai? Ok. Beh, e... Aspetta, ti metto un attimino in... Così vedete quanto fa schifo questa telecamera. Però sì, è lei. Ci ah, abbiamo messo qua. anche le auricolari per non dimenticare che partiamo come podcast. Bene, Ci bene. abbiamo messo un po' Molto di bella. cose carine, un po' di riferimenti carini. L'open weight è ovviamente riferimento alla DDT. Scusa, Ma anche Jobber. perché Overweight ti permette di farla difendere veramente contro chiunque. Sì, infatti, appunto, se Electra vince il 4-way, Electra va contro Ah, certo. il campione. Allora, questo match è anche qua. E una cosa, solamente, vabbè, la direi sicuramente te, purtroppo c'è stata la defezione di Tony Deppen. C'è stata la defezione di Tony Deppen, avevo pure stampato i poster, ma purtroppo... E, che ci però vogliamo fare? ti chiedo una cosa, dato che Sì. è un attimino extra match, però riguardava Tony Deppen. Il seminario che doveva fare verrà sostituito con un altro Sì, verrà seminario oppure? sostituito. Sì, verrà, non abbiamo ancora postato, ma lo vogliamo fare stasera, per l'appunto. Ok. Non siamo riusciti a muoverci perché avevamo un botto di notizie da pubblicare tra il sostituto per un match di Mera tra questa stessa finale, tra Deppen che non c'è più. Quindi siamo stati un po' pieni di notizie da buttare fuori. Non siamo riusciti a buttarla fuori. Però il seminario ora lo fa Chris Ridgway. Abbiamo già informato Eh beh, siamo lì tutti. praticamente, quindi. Siamo lì. Secondo me è un'ottima opportunità per molti ragazzi. Ridgway, a differenza magari di Deppen, che secondo me è un ottimo insegnante, perché l'ha già dimostrato così nel di Janela, è stato davvero ottimo, ha dato un sacco di feedback a tutti, si è messo lì ad aiutare Janela con seminario, e quindi volevamo proprio approfondire il discorso perché ci ho passato 2 giorni con Deppen e mi aveva straconvinto. Però Ridgway le sta facendo proprio queste cose, cioè sta insegnando a Quindi ci sta. gente Bene, in Inghilterra. È tipo oggi bene. È uno dei cosi, è uno degli allenatori, tra virgolette, della London School of Wrestling, che è la scuola di wrestling che hanno aperto Michael Logue e Conor Darebbe. Mills, che è una Sì. delle scuole a cui si appoggia la Ref Pro. Quindi sì, mi Sì. sembra o Ma ieri o l'altro tipo. ieri. Sì. E poi lunedì è in Kamikaze Pro, che tra l'altro è il campione della Kamikaze Pro è Derise, se non sbaglio, e lì va a insegnare, per dire. E questo match, cosa dire? Allora, quando ho detto a Derise, una brutta notizia, Deppen ci pacca, e ho detto, ottimo. Ottimo, vedrete che con Adriano uscirà un match 10 volte migliore. Boh, Derisa è stracontento di sta cosa, è stramotivato, anche a vincere ovviamente. Sono stracurioso di questo match. Io ci volevo Deppen dentro da fan di Deppen e da fan di tutti e tre, però sono molto curioso perché appunto Derisa è straconvinto, stracontento, stramotivato a portarsi la cintura a casa e tutto. Adriano. Dove lo metti e fa quello che fa, quindi assolutamente è un match top. Paradossalmente, mi dispiace un po' dirlo, ma in tutta la card potrebbe sembrare anche una sorta di underdog come match della serata, ma non sottovalutiamolo troppo. Non sottovalutiamolo troppo perché ci sanno fare e strafare sti due. Sicuramente ci sarà un po' di letdown perché non c'è più Deppen. Però ora è un match uno contro uno tra uno dei migliori inglesi attualmente e uno dei migliori italiani attualmente. Tra l'altro, i loro stili si sposano molto molto bene tra di loro. E aggiungo un'altra cosa rispetto a quello che stavi dicendo te, a malincuore. Purtroppo l'Adriano è un po'... come posso definirlo? Un po' quello che si porta dietro L'eterno secondo, dici? un po' un eterno secondo. Perché? Perché è arrivato sempre lì a arrivare per andarsi a prendere la cintura, qualsiasi cintura, e poi invece Eh sì, è successo in break, è successo in in SIV continua a SIV, succedere. In SIV continua a continua a succedere, succedere. però vorrei sottolineare una cosa.
Che in squash è Jobber, Adriano, secondo me, sente un feeling diverso, perché non ha mai perso. L'ha messo davanti ostacoli di un certo tipo, come Dickinson, Dickinson. Lupo. Adriano con Dickinson l'ha battuto in una maniera pulitissima e super egregia, con magari un Dickinson che qualcuno potrebbe dire che aveva il jet lag o cose così, ci può stare. Però ha battuto Dickinson, ha battuto Lupo, uno dei migliori italiani attualmente, uno degli italiani più navigati nel wrestling italiano. Magari è diverso. Magari è diverso. Ce Pensa. l'auguriamo, ce l'auguriamo tutti quanti, anche per avere un po' una ventata di freschezza e di novità all'interno di Beh, sì. questa di questa Italia. Ciao Drago, ben ritrovato. Ehi, ciao. E Tulo, di la tua su questo match che immagino appunto sia il main event, che anche credo senza Deppen comunque rimane un ottimo match sulla carta. Assolutamente. Mi spiace chiaramente per l'assenso di Deppen, che con il che ha fatto un signor match sia sul piano comedy che veramente sul piano in generale, veramente è stato molto coinvolgente come incontro, siamo trovati veramente, quindi sarebbe dato qualità all'incontro. Comunque resta sempre alto da quel punto di vista. Sono due ragazzi molto giovani. Lì si sta facendo notare praticamente ovunque, e Adriano si deve scrollare questa cosa che finalmente può essere materiale da rappresentare una compagnia. Wave non ha vinto, con Karin Brigante non ha vinto, quindi serve un'affermazione definitiva, un'affermazione perentoria che gli consenta appunto di ottenere un titolo massimo. Quindi, il titolo poi potrebbe essere l'occasione giusta. Aspetto tantissimo Tra da l'altro, questo. Da questo. io vorrei sottolineare una cosa: il campione si porterà dietro tanto, tanto rancore da molta gente. Sì. Perché Janela, per dire, ha perso senza aver perso. È uscito dal torneo per un no contest che non era neanche colpa sua. Aaron Sky ha perso che non aveva Sappiamo il perso. motivo, certo. Esatto, ma comunque lui il match non l'ha perso, cioè lui era unable to continue. Deppen, che già stiamo cercando di riportare nel 2023, come ha detto lui stesso su Twitter e come abbiamo riconfermato più volte, Deppen era in questa finale. Non lo so, uno Spencer, un G che hanno perso il primo turno, che lo so, cioè si porta dietro tanto rancore il campione. Magari se vince The Riz e arriva Spencer e dice rifacciamo, non so, può succedere di tutto. Vediamo Diciamo che cosa può arrivare succede. chiunque, può veramente arrivare Può arrivare chiunque chiunque. alla fine di Il campione, questo. come si dice in America, hanno un target nella loro schiena. Vero, è vero. Pensavo la stessa cosa. E Penso da quelle che sarà persone, sia enorme. persone contente che persone scontente. Sì. No, persone contente dobbiamo trovarle comunque in entrambi i casi. Non so, magari Aderis arriva Leon Slater a festeggiare, magari Adriano arriva, non Vabbè, chi so. vince il Fatal 4-Way è per forza contento. Ah beh, chi vince Fatal 4-Way è per forza contento, però comunque avrà un ostacolo da superare anche lui. Eh certo, Ma certo. in tutto ciò il campione ha più di un target sulla schiena. Ci sono più contendenti legittimi per questa cintura che non per quella da WWE Universal. È vero anche questo, è vero anche questo. Va bene ragazzi, Enea, io aspetta che tolgo così rendiamo in cam. Ok, io ti faccio ricordare tutti quanti i canali social e soprattutto dove andare a prendere i biglietti, sperando che non ti richiami nessuno proprio in questo momento, come prima. Allora, tra l'altro, io vorrei ricordare che abbiamo Ah, certo, ovviamente, aspetta che ti metto in. queste magliette che secondo me sono bellissime, però sono di parte. Vorrei sempre sottolineare il fatto che sono di parte. Però Ok, considero le cose che dietro c'è mancano alla la. finale. Dietro Dietro c'è praticamente la è la cintura, facciata sì. della cintura, certo. Sì, esatto. E davanti c'è il nostro logo. Ok. Questa maglietta è piaciuta particolarmente a Shawn Jackson e ora la sta indossando. Non so se tu segui poi la Sì, retro anche ho visto attualmente. su Instagram il post dove la indossava, La sì. sta Che indossando ogni show. C'è una roba assurda. eroe. Una roba assurda. Che eroe.
Vabbè, se si sente un po' jobber, giustamente Però lui si sente un la po' squash, secondo me, perché sta facendo quello praticamente. Ok. E allora, i nostri canali, abbiamo Instagram, Saggi Wrestling, e ovunque trovate il nostro Linktree, là dentro ci sono i nostri biglietti. Ora abbiamo finito le prime file da un po', troviamo un po' di posti in seconda fila, tutta la terza fila, poi lì ci sarà la possibilità, una volta entrati, anche di spostarsi in teoria sulle barricate, a meno che non ci siano imprevisti, ma Ovviamente, ovviamente. speriamo di no, perché basta, imprevisti, basta. Abbastanza deppe. Abbiamo Telegram, lo trovate sempre nel Linktree, che è il modo migliore per tenersi aggiornati perché vi arrivano i messaggi. Avete una bella chat con tutte le nostre notizie. Abbiamo Facebook, che poi io condivido, cerco di condividere un po' sui gruppi ogni tanto di wrestling in generale. Poi abbiamo Twitter, lì cerchiamo di mantenerci un po' più international, perché comunque noi vendiamo le cose, i video on demand, li vendiamo su Vimeo. Ma non è che tutto il nostro pubblico italiano. Per esempio, abbiamo avuto nel primo show un'impennata di giapponesi. E a dirla Eh tutta, beh, certo. tutt'oggi ci sono dei giapponesi che mettono like al post di Akira contro Tsuji. Cioè abbiamo una cosa come, mi sembra, ora mi confondo, tipo 1.000 like, ma sono in continuo aumento perché ogni giorno mi arriva un nuovo like, un nuovo like, un nuovo like, un nuovo like. Sempre su quello, sempre su quel È posto là. sempre su quello, sempre su quello. vabbè, dai, ci sta perché Akira comunque sta facendo molto parlare di sé in Giappone. Allora ti Mi dico, su quel dispiace. match. Vai. No, sì, no, dimmi. No, mi dispiace solamente per i suoi problemi con il visto, perché l'ha detto chiaramente, perché altrimenti l'avremmo potuto vedere tranquillamente anche in È All Elite verità. o a Strong o comunque Sì. negli Stati Uniti. Quindi solo per questo. TJP aveva detto che se l'era fatto ora il visto Akira, però vai a capire esattamente com'è. Oh, comunque tutto riguadagnato, perché se era lo show in collaborazione tra New Japan e l'Elite, non era da noi. Io sono contento del match con Tsuji, perché uno dei match preferiti che ho visto dal vivo è Ishii contro Kushida, un heavyweight contro un junior. Ed è una cosa che, secondo me, è molto difficile da replicare. Proprio a livello di idee della testa della New Japan, perché bisogna mantenere una separazione tra alcuni eventi. Akira non è un nome di punta della divisione junior al momento, nonostante sia al top dei tag, a livello singolo attualmente girano altri. Quindi io vedo molto difficile, per esempio, che vada a partecipare in un futuro molto prossimo, a una New Japan Cup. In generale, a livello storico, ce ne sono molti pochi che hanno. Tu le stai facendo tutte in testa. Ci sono molti pochi Ecco, junior che hanno partecipato alla New Japan Cup. Si conta Hiromu, si conta Ishimori, poi pochi altri. vero. E sono contento di essere riuscito, tutta Squish Jobber è contenta di ciò, a fare questo match. Perché è un match che molto difficilmente si sarebbe ripetuto in queste circostanze. E in generale, io sarei stato molto contento, però poi ero contento comunque, di vedere Akira contro Janela. Perché da fan di Akira, la cosa che manca ad Akira per essere considerato al pari di, non so, un Will Ospreay dei tempi passati, è che Akira non ha quel macino di incontri con top indie wrestler. Janela era uno di quelli, purtroppo la New Japan ha preferito farli difendere i titoli tag, che è una cosa assolutamente irragionevole, secondo me. Perché dovresti difenderli? Cioè, non ha senso. No, vabbè, scherzo. E niente, per Diciamo che i meccioni me è ce li ha, ma molto. non in Italia. I meccioni non ce li ha, ovviamente non in Italia, non parlo di italiano contro italiano, ma parlo di italiano contro straniero. Questo può Sì. essere un esempio, ma non è che ne ha fatti così tanti. Sì, Invece a quando è me andato in viene in OTT, è andato in mente. altre A me federazioni, ha viene in mente fatto solo Akira roba. contro Gabriel Kidd della Rev Pro. In OTT ha fatto un match con Haskins, effettivamente. Però a parte Di cui quello, c'è stata una no. standing ovation per quel match, un qualcosa di clamoroso. Andatevi a recuperare Sì. le apparizioni di Akira in OTT Sì. perché è veramente pazzesco. E purtroppo che una comparazione, ora facciamo una, diventa un'analisi su Akira, questa. Una comparazione a Akira, secondo me, è Ilja Dragunov, un talento fenomenale, tutto, ma che ha avuto un percorso nelle indie quando era il suo momento davvero breve, perché appunto a parte Haskins e Kid si è tolto qualcosina qua e là, magari
ma gli mancano quei match là che per esempio c'era la Pro che facevano Zack Sabre Jr. contro chiunque, contro Ishii, contro Goto, contro Okada e tutto. Akira questo non l'ha avuto. Infatti si è visto E con Dragunov noi che la prima volevamo volta che l'hanno mandato provare. contro Esatto. Coso. Sì. E Dragunov, uguale, Dragunov ha avuto una mini Akira contro Luke Jacobs. Eh sì, esatto, Akira contro Luke Jacobs e Akira contro Bayley. Esatto, super recentissimi, bravo Dragunov. Però per dirti, Akira Deppen non c'è stato e Deppen ne ha fondati molti del pro. Per dire, Vabbè, adesso ne ha non è nemmeno fondati decine. semplice beccare Akira in Italia Adesso o comunque in è Europa per impossibile, più è tempo. impossibile È un po' difficile. nel breve beccarlo, perché secondo me verrà sempre più inglobato dalla New Japan e quindi vediamo se la RevPro sarà ancora interessata a richiamarlo, sinceramente. Perché per ora Akira è tornato in Italia una settimana per motivi suoi, perché voleva stare con la famiglia, però non ha lottato da nessuna parte in quel periodo. A noi abbiamo provato a contattarlo per dicembre, ma mi ha detto giustamente Vabbè, che lui adesso è una sarà tag lì da sovraimpegnato, fare. immagino, fino al Kingdom sarà Sì, praticamente sempre impegnato. noi continuiamo a mandare le nostre date, magari ci esce qualcosa, vediamo un attimo. Un po' difficile per il momento, però Akira, se passa, no, la nostra priorità è cercare di archiviare un po' l'archivio storico di Akira in questo momento. Ok, ci sta tutto. Va bene, ragazzi, io rinvito di nuovo ad andare per chi è a Milano e dintorni allo show Squash Jobber Final Bout del 10 di dicembre. Ecco la locandina, aspetta che lo rimetto sempre in sovraimpressione. Io ringrazio Tulo, grazie di essere passato. Niente, dobbiamo farti una colletta per comprarti il microfono decente. Eh sì, mi sa Oh. che la cosa. Sì, ci sta, ci sta. Comunque, invito veramente il 10 di dicembre, ore 19. Fatevi trovare all'esterno del palazzetto di Pero, papà, via Che tu Palan Eli Giovanni vi XXIII. stalkera in modo positivo, però vi stalkera. Dovete Quindi no, esserci. siateci, siateci, siateci. E grazie ovviamente anche ad Enea, che è Grazie sempre un a te, piacere che passa. sempre un piacere. Il 10 non so come l'annunceremo l'evento dopo, però ti arriverà. La Va bene. premessa che ho fatto, voglio fare a tutti. Mi arriverà da questo figuro qua, probabilmente. No, La così premessa che voglio mi fare. comincio ad organizzare solo per quello. Sì, la premessa che voglio fare a tutti, però, è che ora probabilmente per le prossime date ci spostiamo a Cesate, perché molti feedback positivi sono arrivati a Cesate e noi non ce l'aspettavamo davvero, perché è stata una location che ci abbiamo messo un po' a trovare, perché è molto complicato trovare location in generale per il wrestling. In Lombardia abbiamo tirato una cosa come 20 comuni e è stato davvero, davvero difficile. Abbiamo trovato a Cesate, che è molto facile da raggiungere, c'è il treno, c'è il passante, c'è tutta anche la linea bus, non c'è la metro purtroppo, però è raggiungibile. Col treno sono 10 minuti di camminata, cerchiamo di fare degli orari in cui finisci e poi vai subito a prenderti il treno, oppure se vuoi mangi e poi ti organizzi con qualche altro mezzo, tra bus appunto, c'è proprio la fermata lì Ok, davanti. E per ora ci fermiamo lì a infatti Cesate, è molto facile da perfetto. raggiungere. Per ora abbiamo in serbo due show almeno a Cesate, due prossimi show a Cesate. Ok, quindi comunque c'è una programmazione a lungo termine o comunque verso, immagino, entro l'estate farete probabilmente questi due show, credo. Sì. Ok, Sì. va bene. Non ti sbilanciare, non ti sbilanciare, va benissimo, hai detto anche troppo. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio. Ovviamente io ricordo sempre che questo spazio è questo luogo, questa live è aperta a qualsiasi promotion, qualsiasi federazione che voglia pubblicizzare il proprio show. Basta ovviamente che contattate il sottoscritto, che dato che mi occupo io di questo luogo, di questo incontro, di questo open, contattatemi se volete ovviamente pubblicizzare il vostro show. Io ringrazio di nuovo Alessandro, ringrazio Nè e niente, alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.